Benvenuti amici ascoltatori, siete su WebLive TV, questa è Music Destination e oggi è tornato a trovarci il nostro carissimo amico Diego Rojas Scigno. Ciao Diego! Buongiorno, grazie mille! E dopo la famosa chiacchierata dell'ultima volta, oggi ripetiamo, come si suol dire, questa bellissima esperienza insieme a Diego e tra l'altro ho iniziato anche a imparare il tuo cognome, non è cosa da poco, insomma, non è cosa da poco. No, complimenti. Esatto, allora lo metterò assolutamente nel curriculum sotto ogni punto di vista. Diego, scherzi a parte. Francese perfetta. Allora Diego, ovviamente per i nostri amici ascoltatori che magari si sono persi e hanno fatto male le nostre chiacchierate precedenti, nome ovviamente italianissimo, cognome che invece ha due sfaccettature, cioè due grandi culture. Sì, in Sud America si prende sia il cognome del padre che della madre. Mio padre, essendo cileno, ha preso tutti e due i cognomi, mia nonna ha origini francesi e quindi ci è toccato il jackpot. Giustamente. Senti, l'altra volta abbiamo parlato della musica dell'America Latina, no? Che è molto, tra virgolette, molto segnante sotto ogni punto di vista. Dall'altra parte non abbiamo mai toccato il tasto invece, ecco, della musica, per esempio, francese, no? Anche in questo caso la musica, tra l'altro, sta andando molto di moda ultimamente. La sentiamo spesso, una volta si cantava esclusivamente in inglese, no? Oggi invece tanti cantanti stanno cominciando a sperimentare anche con questa lingua. Sì, la cultura jazz del musicale che è arrivata anche qua e che soprattutto c'è in un certo tipo di repertorio francese oggi va tra virgolette molto di moda, soprattutto noto tra i jazzisti. Sì, sì, no, è vero, è verissimo. Forse magari anche l'avvento di TikTok, l'abbiamo toccato questo tasto l'altra volta, questo super social network velocissimo, che però ecco, da una parte è vero che ti manda in hype facilmente e in down facilmente uguale, però in realtà sta sfornando, come dire, tante novità, tra virgolette, cioè anche pezzi vecchi che tornano, anche giovanissimi scoprono pezzi che magari di 50 anni fa, ecco, questa cosa è molto interessante. Beh, se dovesse servire a questo, tanto di cappello. Sì, esatto, purtroppo forse non serve solo a questo, forse è il di contorno, questo è di contorno, ma però l'importante è già che c'è, è già qualcosa, insomma, assolutamente. Sì, qualche cosa, certo. Assolutamente. Senti Diego, noi ovviamente andiamo subito al sodo e direi di fare una pausa musicale, ci ascoltiamo Strada dei pensieri sospesi, il tuo nuovo singolo, e poi torniamo. Lo senti? Qualcuno ti sta chiamando. La vita non aspetta che ci pensi su, quell'ombra nascosta che ti sorride sempre, ha messo le radici proprio accanto a te, e quella voce che ti guida non la senti più, perditi sulla grande strada che sarà sempre dentro te. Camminando avanti senti un nuovo fuoco che divampa dentro, la tua stella splende sempre là nell'orizzonte avanti a te. Se lo vuoi vola con me, sentirai quella voce ovunque andrai, senza perderti laggiù sulla strada che sospesa al di là del tempo. Continuamente la mente.
mente prigioniera della fantasia, danzando sul fiume con la fenice dorata, correndo dietro al sogno di volare insieme a lei. Senti la sua voce che ti chiama da lassù, perditi nella grande prateria dove la malinconia guarda il cielo, immaginando di sorridere qua e là con il vento tra i capelli, mano nella mano con la gioia di poter guardare avanti. E siamo di nuovo in diretta qui su Web Live TV Music Destination. Siamo con Diego Rojas Chignon. Abbiamo appena ascoltato Strada dei pensieri sospesi, questo è il tuo nuovo singolo, se non sbaglio, in radio e nei digital store dal 10 novembre, quindi fresco fresco, come si suol dire. Allora, com'è questo brano? Raccontacelo. Com'è questo brano? Allora, a livello di testo sicuramente una voglia di positività, una voglia di dare energia, speranza per il futuro. La strada dei pensieri sospesi in realtà è una metafora, no? È semplicemente una metafora della nostra strada interna che percorriamo da quando nasciamo. È una strada sulla quale inciampiamo, cadiamo, ci facciamo male, ci sbucciamo, ci fermiamo, osserviamo, camminiamo, corriamo, facciamo di tutto. Da ogni angolazione che prendiamo sulla nostra strada possono cambiare le nostre consapevolezze, le nostre dinamiche interne. Posso vivere una cosa con più malinconia, più tristezza, piuttosto che con più forza e più convinzione. Anche quando in realtà cadiamo e ci sembra di vedere tutto nero, no? In qualche modo, come dire, uno pensa al futuro e in quel momento se lo immagina catastrofico, esagerando, sicuramente seguire ciò che la nostra raison d'être, seguire ciò che il nostro traguardo che ci siamo messi nella vita, che sia un traguardo lavorativo, un traguardo di coppia, un traguardo, un momento in cui uno dice: ah, questo è il mio obiettivo, io finché vado verso il mio obiettivo mi sento in linea con me stesso e con il mondo, no? Tra l'altro, scusami se ti interrompo, ecco, la strada è probabilmente la metafora perfetta della vita, no? Sotto ogni punto di vista. Spesso e volentieri, come hai detto tu, dice, magari uno vede in un periodo particolare della sua esistenza, un periodo molto nero, dice, non esiste magari una strada perfettamente in discesa. In realtà, anche i grandi personaggi, no? Se facciamo, che magari a livello, come dire, editoriale possono sembrare tutto rose e fiori nella loro vita, quello che hanno fatto nella loro vita, in realtà non è mai così, cioè ci sono sempre dei periodi down e dei periodi in up, cioè c'è poco da fare. Assolutamente, se prendiamo un roster di artisti, alcuni dei più famosi anche degli anni 60, 70, 80, se non sono morti tra atroci sofferenze o in modo molto molto brutto, insomma, poco ci manca, no? È vero, è vero. Tra l'altro, chissà come mai chi ha fatto, ahimè, una fine atroce sono quelli che poi diventano leggende. Proprio forse il contrappasso, no? Cioè, la famosa legge del contrappasso, quello che ti sarà tolto in vita te lo danno dopo, insomma. Citiamo il famoso Club dei 27, per esempio, in cui all'interno ci sono veramente forse i più grandi artisti musicali della storia, sotto ogni aspetto. Jim Morrison, a voglia. Ma sì, sicuramente l'energia, la foga o il bisogno con il quale tu arrivi a un certo livello non porta solamente fama, successo e soldi. Sì. Cioè, porta dietro anche tutta una serie di cose. Se io oltretutto in quel momento in cui arrivo al successo non sono in grado di reggerlo, di sorreggerlo, mi schiaccia. È vero, è verissimo. Tra l'altro, ecco, tu sei anche un attore, no? Quindi anche dall'altra, anche in questo altro ambito artistico, lo abbiamo visto anche recentemente, insomma, anche grandi attori comici, purtroppo hanno fatto una fine tragica, no? Sembra che oggi stiamo parlando del tragicismo, ma in realtà è proprio la realtà dei fatti, no? Non so. Quello che si vede nello schermo in realtà non è mai la realtà. Ah, no, certo, quello per forza. Quello che vedi sullo schermo è teatro. Sempre.
Esatto, esattamente. Un po' come quando chiedi: ciao, come stai? Tutto bene? Magari gli è morto un parente 5 minuti prima, ti dice: tutto bene, grazie, a te. Esatto. Come dire, una parte la recitiamo sempre un po' tutti, anche nella vita quotidiana, c'è poco da fare sotto ogni aspetto. Nella società ci sono le maschere, se non ti porti le maschere sei un po' fuori, come dire, no? È vero, è verissimo. Senti, anche nella tua produzione musicale, no? L'abbiamo visto dall'inizio, ti seguiamo dalla famosa canzone, che tra l'altro è un videoclip clamoroso, che è L'Ubriaco, no? Ti seguiamo da là, abbiamo notato sempre dei cambiamenti nella tua produzione, cioè tanta sperimentazione, anche come dire, un zigzag tra i vari generi musicali. Questa è una cosa molto interessante. Beh, diciamo che è sempre stata una mia prerogativa, un mio modo d'essere. Fin da quando ho cominciato a studiare la musica, io per esempio ho cominciato a studiare chitarra e non è che andavo per filoni o per libri o per... Io c'era un brano che mi piaceva, magari stavo studiando il country fino al giorno prima, il brano era un joropo del Venezuela con una ritmica complicata. Io, ok, voglio impararmi questo perché voglio cantarmi questo brano. Quindi da questo punto di vista sì, poi ovviamente tanta sudamericanità immagino che si possa dire all'interno comunque di un po' tutte le produzioni, ci può essere qualcosa che rimanda più al latino, no? Sì, è vero, è vero, è verissimo. Però ecco, la mia ricerca è proprio di portare questa anche un po' anima più latineggiante in Europa, qua in Italia. E quindi anche la ricerca di vari stili, vari mood, varie cose, certo. Che poi, ecco, una cosa particolare, ovviamente, purtroppo ci va di mezzo il mainstream in questo caso, ecco, in Europa o anche in Italia, ovviamente, spesso dall'America Latina arrivano i tormentoni, no? È un grande classico. È ovvio che reggaeton e affini, insomma, sono quelli che arrivano perché vanno di moda, ovviamente. Ma in realtà, ecco, portare comunque altre sfaccettature dell'America Latina che magari non si conoscono a grande pubblico, ovviamente, questa è una cosa molto interessante, anche perché l'abbiamo detto l'altra volta, l'America Latina ha delle sfaccettature musicali veramente incredibili. Più che altro gigantesche. Cambi un accento, cambi un quarto, cambi paese. È vero, è verissimo, è veramente così. Ecco, ci vorrebbe un po' di più, un po' di produzione musicale più intensa sotto questo aspetto, proprio per far capire che comunque lì c'è tanta roba, non solo il reggaeton, ecco, ahimè, ma viviamo i tempi che sono, insomma. Senti, Diego, siamo alla fine della nostra chiacchierata nel tuo cassetto, sappiamo che c'è sempre qualcosa in preparazione, in questo caso, nel prossimo futuro, che cosa possiamo trovare? Una ballad lunare. Interessante vedere questa definizione. È nata da una separazione importante e dal crollo di alcune certezze che sono durate una vita. È come dire portare fuori quello che uno ha dentro, c'è poco da fare. Esatto, tipo. Esatto. Senti, Quando Diego. la ascolterai, ti ricorderai del mio ballad lunare. Dirai: ah, ecco, vedi? Sì, è vero, c'aveva ragione. Come dire, si chiude il cerchio, come dicevamo prima, fa parte degli step della vita, sotto ogni punto di vista. Diego, senti invece per i nostri amici ascoltatori che vogliono seguirti, ma soprattutto ascoltarti, come dove ti trovano? Su Instagram, su Facebook, Spotify, YouTube, iTunes, Amazon Music, Deezer, SoundCloud, dove volete. Se riuscite a scrivere, ovviamente questo nome è complicatissimo, è difficile, ma ci sto solo io, quindi non ci si può sbagliare. Diciamo che se azzeccate il nome è quello, cioè non ci sono altri dubbi. Scherzi a parte, insomma, su WebLife TV trovate le interviste che abbiamo fatto a Diego, quindi basta che fate un bel copia e incolla, lo trovate sicuramente. E Diego, noi ti ringraziamo per averci fatto compagnia. Grazie a voi. Un Lì nella regia. bacio grande, buona giornata.